Tears for Fears con Shout, questo è il Crystal History delle 8. Bentornati qui su Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano, 331-7853-555. Ma è giovedì e il giovedì si parla di teatro e lo facciamo con la nostra graditissima ospite Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno, buongiorno a te Fabio, buongiorno a Viola, a Maria e alle altre ragazze che sono di là in regia, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio di Good Morning Milano. Torniamo a teatro, anzi spero che la vostra pratica teatrale settimanale sia insomma già fatta o la farete. La nostra abitudine. Esatto, la vostra abitudine, la nostra abitudine in realtà. Giusto. E proprio per alimentare questa abitudine abbiamo tre proposte, in realtà abbiamo tre proposte e una chicca finale, diciamo così, così aumentiamo l'abitudine. Allora, iniziamo subito con degli spettacoli che, come stai, sono a me molto affini, quindi con temi non particolarmente leggeri per il mattino, ma sappiamo che il teatro deve entrare dentro dei temi complessi per permetterci di riflettere attraverso gli strumenti che il teatro ci dà. Andiamo al Teatro della Cooperativa, che abbiamo appunto ospitato anche la settimana scorsa nel tuo spazio con Chicco Dossi, che fa l'assistente alla regia al nuovo spettacolo, che non è uno spettacolo nuovo, ma che riporta in scena Renato Sarti, Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute. Sarà in scena al Teatro della Cooperativa, quindi zona Niguarda, fino al 3 marzo, ed è uno spettacolo di Marco Paolini, Mario Paolini, Michela Signore e Giovanni De Martis, di alcuni anni fa, con la regia, le scene costumi di Renato Sarti, e vede in scena Renato Sarti con Barbara Apuzzo, ed è una storia, anche questa, non molto conosciuta, ma che in realtà ha un grandissimo valore nella nostra storia, che quindi noi tutti dovremmo conoscere, perché si parla dell'azione T4, il primo sterminio di massa nazista, l'eliminazione di 70.000 tedeschi fra malati mentali, portatori di handicap, disabili e bambini affetti da malformazione, i cosiddetti fardelli inutili. Questa azione T4 è fondamentale da conoscere, da comprendere, perché in realtà il nazismo parte da un'idea di igiene di razza, e quindi che poi appunto si è diffusa e si è trasformata poi appunto in uno sterminio molto più ampio e molto più complesso, però partiva da questo, cioè partiva addirittura da una pulizia di razza all'interno della razza tedesca, sì. Per cui c'era la volontà da parte di appunto medici tedeschi di pulire la razza e di scegliere chi poteva vivere e chi non poteva farlo, che è agghiacciante pensarlo, cioè parlandone così, ma in molti questo processo, quindi questa azione del T4, non la conoscono, non la conoscevo neanch'io in questi termini. Soprattutto inizia ben prima dei campi di sterminio che conosciamo, perché appunto è proprio all'inizio del 39 e 41, mi sembra più o meno, e quindi esatto. Insomma... E le pratiche che sono state utilizzate in questa, in questo atto all'interno del popolo tedesco sono stati poi utilizzati per i campi di concentramento, quindi è veramente un'azione impossibile da poter pensare, ma che in realtà è stata realizzata. E quindi Renato Sarti, che noi sappiamo è attentissimo al recupero di una memoria che ci possa permettere di comprendere dei meccanismi, perché c'è anche da dire questo, la storia va studiata anche attraverso quello che accade in profondità, non attraverso soltanto le azioni che succedono, perché tutte le azioni arrivano da qualcosa di molto più profondo e molto più lontano, e che ci deve portare a riflettere anche a delle esasperazioni che accadono anche oggi, chiaramente facendo i dovuti confronti, ma bisogna stare attenti a fare queste riflessioni. A vedere quello che sta succedendo intorno a noi, non a chiudere gli occhi, ma a vedere quello che realmente accade. E quindi lo spettacolo di Renato Sarti, Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute, è già in scena fino al 3 marzo al Teatro della Cooperativa. Altro tema molto caldo, da sempre, continuerà ad esserlo, è il tema del lavoro. Su cui ha voluto creare uno spettacolo Francesco Alberici, che è un giovane autore, attore,
attore, premio UBU 2021 come miglior attore under 35. Per tanti anni ha fatto parte della compagnia Frigo Produzioni, portando in scena alcuni spettacoli molto originali, e adesso ha deciso appunto di scrivere questo spettacolo che porta in scena con si chiama BDB Body Bibu, con appunto la regia e la drammaturgia di Francesco Alberici. In scena ci sono Francesco Alberici, Maria Harris, Salvatore Aronica, Andrea Narsi e Daniele Turconi. Si racconta la storia di due fratelli, una madre, e uno dei due fratelli vive una situazione di disagio all'interno dell'ambito lavorativo. Vive delle situazioni di grande stress che influiscono sul suo equilibrio mentale e fisico. Si parla di quanto il lavoro influisca sulla nostra vita, di quanto noi siamo il nostro lavoro, di quanto la società ci permetta di stare all'interno di un contesto perché lavoriamo, e anche di quanto a volte non comprendiamo dei meccanismi che si instaurano all'interno di un posto di lavoro, perché c'è un senso di colpa, perché c'è una proiezioni di desideri, di volontà che arrivano anche dall'ambito familiare, da un ambito sociale. Quindi è uno spettacolo molto interessante. Pensa che lui è partito da un'immagine, anzi da un'opera di Cattelan che si chiama BDB Body Bibu, dove c'è uno scoiattolo all'interno, in un interno casalingo degli anni 50, che si è appena sparato un colpo in bocca. Però insomma fai che i miei temi sono però beh, interessante questa commissione tra le due arti, cioè dall'arte appunto figurativa di Cattelan a quest'opera di Cattelan, e poi ha scritto lo spettacolo, ha realizzato il suo spettacolo. Ma come terzo spettacolo, sì, cosa ci porti? Invece andiamo nel mondo della follia creativa di Loris Fabiani, che è un attore che noi conosciamo e che, di cui vi ho già parlato, che con il suo Cinema al Teatro, che è un format originale di film teatralizzati in 20 minuti, quindi film che insomma in 20 minuti raccontano la trama. In questo caso c'è una nuova serie che si chiama Lezioni di Pirlates, vi aspetta ad Area Zelig il 26 e il 27 di febbraio, quindi lunedì e martedì, appuntamento imperdibile. Con Loris Fabiani si ride in maniera molto intelligente, molto divertente, e poi soprattutto lui ride con il pubblico e non sul pubblico. Che insomma, che ultimamente a volte si fa questo errore di proposizione, diciamo, no? Ogni tanto si fa. Diciamo che lui invece è proprio, secondo me, uno degli attori che più di tutti, coinvolgendo il pubblico, perché i suoi spettacoli sono di grande coinvolgimento, è molto autoironico e soprattutto ride insieme al pubblico, non sul pubblico, quindi ridicolizzando il pubblico. Dicevi doppio appuntamento per lui, giusto? Sì, 26 febbraio, 27 febbraio, ad Area Zelig, quindi Viale Monza, quindi anche quello raggiungibile con la metro rossa. La Martesana. Sì, sulla Martesana, sì. Quindi chiudiamo col sorriso. Bene. Anche se secondo me il teatro deve sempre far riflettere. E anche Loris Fabiani col suo Cinema al Teatro fa comunque riflettere, però, perché secondo me, per me, il pensiero si deve unire alla risata e al pianto. Ci sta, sono le emozioni che vanno, insomma, vissute. Posso chiudere con una cosa? Vai, prego. Allora, chiudo con una poesia di un attore. Ok. Mi sono ispirata a Carolina Capria, l'ha scritta una femmina, se volete seguirla su Instagram, è una pensatrice, è una scrittrice, quindi lei apre le giornate con delle poesie. Mauro Lamantia è un attore, vi consiglio di seguirlo, un attore che adesso in questo momento è in tournée in Sardegna con Edipo Re, una produzione del Teatro del Fopuccini. Ha scritto un libro che si chiama Formulario, un libro di poesie, perché la poesia è una pratica che ci aiuta nella vita quotidiana, e vi saluto con queste parole. Grazie Tamara. Aspetta Tamara, io ti ringrazio, ti saluto e lascio proprio la chiusura a te, così che poi posso sfumare con una Fiorella Mannoia dopo di te. Ti piace come idea? Bellissimo. Perfetto. Non potrei chiedere di meglio. Ok, allora Tamara, una meravigliosa giornata. Vorrei nascondermi dietro un dito e dire che sì, è vero che non mi si vede. Così se passa qualcuno non ci farà caso che io lì, nell'angolino, guardo a terra per un po', giusto il tempo di prendere il respiro.